vi illustro qui il primo periodo della mia poetica. Riporto la mia affermazione di fede, il mio modo di voler dar corpo a Gesù. Ero tanto convinto che volli che questa poesia fosse nella tasca dell'abito di mio padre quando fu sepolto nel 1983, come se fosse un messaggero speciale a Dio. Nel silenzio della notte, gli occhi chiusi in questa stanza buia, una presenza. Son io, che sono unica percezione, percepita da dentro. Gli domando: su, dimmi, amico mio, dimmi, chi sei? Cos'è quest'io a me di fronte e dentro e intorno? È un'esperienza. È un pezzetto dell'essere che è. Ma non è l'essere, perché ci strappi dentro e un cappio ti riduce e dall'io ti conduce. Ma io sono tutto quello che ho. Ci credi? Quell'io che tu senti e ti parla è solo un pezzetto del Dio che non a caso in uno ha più persone. E anche tu sei persona. E poi, non solo esisti, esisti e vivi. E poi, non resti solo a fare esperienza di morte. Esperienza impossibile. Perché se non ti accorgi che sei parte di Dio e resti un io, al più puoi consolarti della miseria che hai con l'esser nato. Perché se non sai darti il padre giusto, ma di chi sei figlio? Del nulla? Della morte? Non tradire ciò che sei. Sciogli il tuo cappio, vivi, vivi tra le braccia di Dio. Nelle sue braccia, che ti accadrà? O Padre mio, sono nelle tue mani. Attendo con fede il domani. Io non mi tiro indietro, perché, lo disse Pietro, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. E sulla tua parola anch'io butterò le mie reti.